Sono Salvo Toscano, sono un giornalista e oggi abbiamo ospite con noi Ivan Lobello che è presidente della Confindustria siciliana. Confindustria, come voi sapete, la confederazione di tutti gli imprenditori, e lui è anche presidente del Banco di Sicilia, che è il più importante istituto di credito siciliano e che da qualche tempo è entrato a far parte di un gruppo che è uno dei più grandi gruppi bancari d'Europa, che è Unicredit. Con Ivan Lobello questa mattina parleremo di legalità, perché questo è il tema di cui si occupa questa rassegna. Un anno e mezzo fa noi abbiamo sostanzialmente deciso una cosa come Confindustria. Cercherò di parlare molto semplicemente anche per rendervi più comprensibili le questioni. Noi abbiamo, oltre alle nostre regole che stanno nel nostro statuto, un codice etico. Codice etico disciplina alcuni comportamenti che gli imprenditori devono avere nei confronti di vari soggetti, della società nel suo complesso, dei nostri collaboratori, delle istituzioni. E quindi questo codice si basa, diciamo così, su comportamenti che devono essere moralmente leciti e che devono tendere in ogni caso a tutelare la reputazione anche del nostro sistema industriale. Noi in quel settembre del 2007 avevamo già maturato un'idea sul nostro ruolo come imprenditori che operano in Sicilia nei confronti del fenomeno mafioso e del fenomeno del pizzo. Quest'idea è stata accelerata, come vi ha detto prima, da una particolare serie di eventi. Questo ci ha portato, diciamo così, ad anticipare un'iniziativa che era già matura nel nostro sistema industriale. E la nostra iniziativa è stata semplicemente questa qua. Chi paga il pizzo da noi e non denuncia gli estortori non può stare nel nostro sistema. E quindi, se si rifiuta di denunciare gli estortori, viene allontanato dal nostro sistema. Allora, volevo chiedere, per quanto riguarda questa crisi mondiale, quali prospettive si vedono per il mercato del lavoro siciliano? Da noi avrà un impatto sul mercato del lavoro. Lo sta avendo già oggi. Lo sta avendo già oggi. Però colgo l'occasione per farvi la differenza tra quello che succederà da noi e quello che succederà nel nord del paese. Il nord del paese in questo momento sta avendo anche il nord del paese un sacco di disoccupati. Molta gente sta perdendo il posto di lavoro perché le imprese producono di meno, quindi sono costrette in qualche modo a mettere in cassa integrazione o a licenziare i dipendenti. Lo stesso sta avvenendo in Sicilia. Sapete qual è la differenza sostanziale tra noi e il resto del paese? Che il resto del paese, una volta finita la crisi, riassumerà quelle persone. Da noi sarà difficilissimo riassumere quelle persone, per quei motivi che vi dicevo prima, perché gli investimenti sono minori perché c'è la mafia, perché c'è l'assistenzialismo, perché c'è il clientelismo, cioè ci sono fattori che, passata la crisi, da noi manterranno disoccupati quelli che sono rimasti disoccupati. Nel nord del paese, quelli che temporaneamente hanno perso il posto di lavoro, probabilmente lo riacquisteranno, perché in quelle realtà i vincoli che abbiamo noi, mafia, cattiva politica, cattiva burocrazia, sono presenti, ma non nella dimensione con cui sono presenti nel nostro territorio. Quindi da noi la crisi sarà più dura e minori saranno le prospettive per i ragazzi, a meno che, diciamo così, la società siciliana non decida di cambiare radicalmente e rendersi più uguale rispetto alle parti più civili ed evolute del nostro paese. Per come è organizzata una Confindustria e quali sono i rapporti tra Confindustria siciliana e nazionale? Confindustria è un'organizzazione molto capillare presente sul territorio. Dovete calcolare che per ogni provincia esiste un'associazione industriale. Poi ogni regione ha una sua associazione regionale, che è una federazione fra tutte le associazioni provinciali, e poi ha un livello nazionale. Anche il livello nazionale è una federazione fra tutte le associazioni presenti nelle province che fa Confindustria nazionale. Quindi noi siamo presenti capillarmente su tutto il territorio. In ognuna delle province italiane troverete una Confindustria locale, in ognuna delle regioni troverete una Confindustria regionale. Come sapete bene, esiste una Confindustria nazionale, il cui presidente oggi è una donna.
Emma Marcegaglia. Imprenditori del nord che aprono qui in Sicilia, diciamo, denunciano più facilmente i fatti di estorsione. Le imprese del nord. Allora, intanto una breve premessa, ne vengono troppo poche, cioè nel senso che imprese del nord e imprese internazionali purtroppo nel nostro territorio vengono in misura molto ridotta. Calcolate che gli economisti, insomma, che a volte farebbero, non vengono per quei motivi che vi ho detto, perché trovano molto più conveniente andare in posti dove non c'è il mafioso che ti chiede il pizzo, non c'è il burocrate che ti chiede la tangente, o non c'è quel burocrate che forse non ti chiede la tangente ma ti fa stare 2 anni e mezzo lì prima di darti l'autorizzazione per aprire una qualsiasi azienda. Come si gestisce in maniera legale un'azienda e quali sono le conseguenze di una gestione illegale? Un'impresa è legale quando rispetta le regole, quando i suoi prodotti sono costruiti e confezionati nel rispetto delle regole, quando un'impresa tutela i diritti dei lavoratori, non assume lavoratori in nero, li paga secondo i contratti collettivi, rispetta le norme ambientali e quindi quando un'impresa non inquina, non distrugge risorse sul territorio, quando un'impresa non pensa che la mafia sia un fattore che la possa avvantaggiare su alcuni mercati e rifiuta l'accordo con la mafia. In una parola, questo è che paga le tasse, che è importante, perché poi quelle tasse che non pagano chi evade le tasse le pagano tutti i cittadini, e quindi questo comporta, diciamo così, un sacrificio ulteriore di chi in qualche modo è costretto a pagarle o le paga perché ha un forte dovere civile. Nella sostanza si tratta, ragazzi, di coniugare due cose che possono essere molto semplici, anche se da noi a volte paiono difficili. Da un lato rispettare le regole, dall'altro lato rispettare le regole di convivenza civile, non solo le regole formalizzate in leggi o regolamenti. Quante volte si vedono nelle nostre realtà in quartieri in cui, ma anche quartieri centrali di grandi città, in cui ci sono bellissime case e fuori la spazzatura per strada, i lampioni che non funzionano, le regole che non vengono rispettate. Guardate che quella dimensione fuori dalla casa non è che è una dimensione che non appartiene a nessuno, è una dimensione che appartiene a tutti. Molto spesso da noi passa il principio, e che la nostra più forte debolezza culturale, che tutto quello di cui dobbiamo occuparci rappresenta il nostro privato. Ed è un errore madornale, perché è un'altra delle questioni che ci indebolisce. Tutto quello che non è il nostro privato e che è la dimensione pubblica non è di altri, è nostra. E quindi una città ordinata, una città che funzioni, che venga gestita bene, dove funzionino i servizi, è un interesse nostro. È come far funzionare la nostra casa. Se noi non ci mettiamo in testa questo aspetto, rimarremo sempre deboli. Questo è il quadro, quindi riflettete attentamente su questo. Guardate che tutto quello che c'è fuori, la dimensione collettiva, è di proprietà di ognuno di noi. È un pezzettino della nostra proprietà pubblica che deve avere la stessa dignità e lo stesso rispetto che abbiamo nei confronti della nostra proprietà privata. Lo stesso decoro che noi abbiamo nelle nostre case. Deve essere decoro della dimensione pubblica, perché ne va della dignità di un popolo. Molta gente viene qui e mi dice: ma com'è possibile che in Sicilia ci siano dietro la porta di casa case bellissime, curate, eccetera eccetera, e poi fuori il disastro, le discariche a cielo aperto o le altre cose? Questo ci danneggia enormemente, comprime le bellezze che possiamo avere e manifestare al resto del mondo. Quindi è bene che vi convinciate che tutto quello che è fuori dalla vostra dimensione privata è una vostra proprietà collettiva che dividete con gli altri cittadini e che dovete tutelare insieme agli altri cittadini. Grazie. Grazie veramente ai vostri insegnanti che vi hanno preparato, e grazie a Ivan Lobello che ci ha tenuto compagnia. Grazie a tutti.